Yu-Gi-Oh! L'illusione oscura! Check! Si sbusta! Cubers! Eccoci qua! Basso lo sbusting! King Magni alla regia ormai è sempre in Tibet, chissà se tornerà. E eccola qui. Abbiamo sbustato quella inglesica, qualcuno di voi avrà già visto il video per lo sbusting inglesico. E siamo qua allo sbusting italico, come sempre! C'è il cage rovesciato perché mi si è aperto prima. E lo apriamo così, attenzione, la piace di box. E il box superstite. No, dai boss, oggi piove già abbastanza. Sarà quello che utilizziamo. Attenzione, un casino, un disastro. Eccolo qua. Questo contiene la gialla. La gialla è la carta più grossa di questa espansione dedicata agli incantatori, al mago nero. E attenzione, oh, si parte alla grande, perché io voglio subito la gialla, voglio iniziare. C'è intanto un bel valzer, un valzer spaventoso, poi c'è Wargrosso Buco Pendulum, Olenoide Paleozoica, Metalfosi Adamantio, Mago Alto Debano e Fronte Unificato. Artista amico, il tapir gonfiabile, attenzione, la carta di Staffelli e appunti arte ninjitsu. Molto tranquillo, Tranky Funky si parte. Beh, Tranky Funky, oddio, questa è una bella cartina, eh. Mago Alto Debano. E continuiamo, seconda busta con la Verga del Mago. Una carta che si poteva tradurre in modo diverso. Io Non ti piace? No, è bella la carta, è il nome che potevano tradurlo diversamente. Non adduco altri commenti. Allucigenia Paleozoica, ma do che nomi. Memoria e Spada della Distruzione. La Tunica del Mago, che il mago si è vestito a tunica. Metalfosi o Ricalco contro Metalfosi. Il Bulldog, mitico bua, che carina, il Bulldog. Fa il bullo questo. Fa molto il bullo. Fortezza Triamide e attenzione, l'artista amico Gommontone. I nomi degli artisti amici sono veramente uno più bello dell'altro. Faremo un giorno una classifica per Gommontone, secondo me è in top 10, assolutamente. Effettivamente. Gommontone. Attenzione, c'è il Fiondatore Expra a scelta. Wargrosso Buco Pendulum, fusione Valzer e Metamorfosi Fiamma. Attenzione, super agente spiarale, che è un gioco di parole, come il cartone animato, esattamente, tra un mix tra una spia e un temporale. E il rascollato è lui, attenzione, è lui l'artista amico Cavallo Rafano. E il Cavallo Rafano, secondo me, è in top 3 degli artisti amici più belli come nome, eh? E il Gongatto, attenzione, il Colgatto, che è un dentifricio che si usa quando devi lavare i denti, al gatto. Esattamente. Poi attenzione, si continua. Potenziamento, treno merci pesante del Rigru, specchio rosso, Triamide Cacciatore, la fusione Metalfosi, carta molto carina, molto super. Coda Favola Neve. Ci saranno altre cose a favore, penso di sì. Garnarosso e Nicola, il saggio di Bari. L'abbiamo già visto anche nello Snack Pick, il Fanta Snack Pick. Nicola, il saggio di Bari, come dopo Nicola di Beri. Attenzione, c'è l'artista amico Sparaccino della Vita, che sembra Yattaman. Thomas, il saggio, Thomas, il bimbo che c'è qua in cortile da noi. Simpatico Thomas. Grandissimo Thomas. Triamide Sfinge, la carta super. Poi c'è il Ninja Dragoniero, Tunica del Mago e Metalfosi Argentuccello. E anche qua i Metalfosi partono con i loro mignoli carini, ma teniamo avanti Thomas il saggio, bimbo Thomas il saggio. Voglio più carico, boss. Più sbrillo. Attenzione, sento che è molto sbrillo. No, c'è metamorformazione. L'ho detto tutta in un fiato, è anche giusta, incredibile. E il campo spezza mezzo magico, Re Scarlatto, il Re Nicola di Beri. E attenzione, il Fiondatore Extra, eccolo qua, è la gomma da sintonizzare. C'è una gomma da che devi sintonizzare. Quella da masticare. Esatto, è quella da sintonizzare. Al profumo di gomma, al gusto di dopo barba, come canta Lorenzo Giovanotti. E continuiamo, c'è il Cavalcaoro. È un bel Anomalo Caride Paleozoica. Questo nuovo archetipo paleozoico ha dei nomi un po' complicati, molto da scioglilingua.
Fatto per te, boss. Fatto apposta, apposta, apposta. L'ha fatto, c'è il nostro amico Stefano che secondo me ci ha messo lui dello zampino. Attenzione, il fantasma espiatorio che abbiamo già visto nelle super edizioni speciali di Shui. Un omaggio al capo espiatorio. Esattamente, molto carina come carta, assolutamente. E c'è una carta ultra rara, dopo l'aggiustatore rapido spirale, c'è il Behemoth Subterrore Stalagmo. Però, Stalagmo... Sta là. E se continua, attenzione, c'è una carta per la linea artista amico, c'è Occhi Robotici Lucertola. Anche qua la fantasia è simpatica. Sì, fantasia al potere. E metalfosi acciaiuomo, maddo. C'è anche il panda carro attrezzi. Il panda carro attrezzi è veramente... Quando non sai chi chiamare. Esatto, chiama il panda carro attrezzi. Qualcosa di magico che era anche la promo Snack Pick e la triamide sfinge. 5 totem, che era Gimme 5 in inglese, e 5 totem italica. C'è ancora la Secret, che non è ancora giunta a noi, ma che giungerà presto, me lo sento. C'è Triamide Signore e Anomalocaride Paleozoica, la super rara. Ancora due buste e qua potrebbe esserci una secret. Una secret. Suspense. Oh, attenzione! Amaterasu! C'è la carta del mitico Amaterasu, che... lo conosciamo tutti per che ha avuto un diverbio col signor Zidane qualche anno fa. E poi c'è l'artista amico Gomontone, il mitico Gomontone. E qua potrebbe essere Secret. Ultima busta della colonna. Attenzione! Potrebbe esserci una giara. Potrebbe esserci che cosa? Che c'è? No, c'è Mago dell'Illusione Nera, super rara! E l'artista amico Cavallo Rafano. Però c'era il Cavallo Rafano, signori. Direi che... comunque sia, per quanto mi sta simpatico il cavallo Rafano, avrei preferito la giara. Qua dobbiamo rifarci con la seconda colonna, boss? Assolutamente. Partiamo subito. Mago Alto Devono. Attenzione, super, super rara. Alla nera d'assalto, Sohaya, la tempesta di pioggia, Nicola Di Berry, Re Scarlatto e il resto della... c'è anche un Dino Foschia, Ankylos, Drago DS, il guerriero potenziato, un bel gommontone. Siamo già al 3 per del gommontone. Ora pronto per il nostro mazzo artista amico. Esattamente, con il 3 per del gommontone. Attenzione, ritorno prematuro, ultra rara, super ultra super rara, non so più cosa sto dicendo. E continuiamo, attenzione, una bella Metalfosi Crimsonite o Kryptonite come carta rara. L'artwork ricorda molto Ritorno dall'altra dimensione. Questa è vero. Prego la regia di mettere Ritorno dall'altra dimensione, così i tubers sanno di cosa stiamo parlando, perché è vero che a memoria magari qualcuno si ricorda, ma non tutti possono ricordarsi. Magia Illusoria è una carta che secondo me è per il Mago Nero, vedendo anche l'Artworks, e Combinazione Metalfosi, super rara. Ma qua vogliamo le secret, ce n'è una in particolare di cui siamo alla caccia. Ci fanno desiderare queste secret. Eh sì, sono proprio secret. Fusione Metalfosi, super rara, e un bel cavallo Rafano, e il resto della busta con un triamide cacciatore, carta rara. E qua, questa è secret. Ci vuole lo sprint finale. Sprint finale con una bella circolo magico nero secret rare. Una delle carte secret più grosse di questa serie, non è la giara, ma poco ci manca. Grande, grande figata. È una carta per il nostro amico Mago Nero, è una carta che fa la storia, veramente figata, veramente grande figata. E c'è anche la carta rara che è il mago acrobatico, giustamente, col circolo magico nero, il mago fa l'acrobata. E continuiamo, perché questo circolo mago nero, secondo me, mi porta dell'altra magia. Che magia? Quella, è un'altra carta magia secret, potrebbe esserci, che è quella che poi stiamo cercando. Però ce ne sono, c'è anche un bel ciclone. E attenzione, alla nera d'assalto, Onimaru, il tuono divino e l'incrociatore triamide. O triade a scelta. Continuiamo. Abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6 buste. Le ultime 6. E voglio un'altra secret. L'ultimo quarto del box. Attenzione. C'è il super carnevale ippopotamo. E in fondo vedo Ara Nero d'assalto, Saio, nascondi pioggia. E attenzione, Arcidemone, Drago Rosso, Tiranno Ultra Rara.
un bel drago single effetto, 12.000 stelle, no, non è vero, con un po' di stelle, 3.500, 3.000, bella cartina. Poi Arcidemone Drago Rosso, che sì, da parte di quell'archetipo lì, e Mago Nero Toon, lo aspettavo di sbustarlo, è bellissimo, un altro Toon incantatore, cioè sembra un po' più la Maga Nera per come è l'artwork, è il Mago Nero che si è fatto crescere i capelli, diciamo, in versione Toon magari ci sta così, è un bel Regolem Triamide, Regolem. Regoliamo. Esiste anche la Maga Nera Toon. Sì, lo so. Però questo mi sembra il Mago Nero con la parrucca. Però non è finita. Quattro buste ancora per sognare. E un bel Metalfosi Crimsonite o Kryptonite. E Camminatore Magico che ci ricorda il mitico Space Striker. Sì, che è Assaltatore Magico. Esatto, Assaltatore Magico. Cercatelo, anzi, prego sempre la regia di mettere anche questa cartina. Ciclone Cosmico Secret! Non è la giara, ma non ci lamentiamo, non male. Assolutamente. L'evoluzione del tifone spaziale mistico. Esatto, paga 1000 life points, poi scegli come bersaglio una carta magia o trappola sul terreno, bandisci la carta magia rapida, of course. E un impulso triamide, ma soprattutto un bel ciclone cosmico. E un bel circolo magico nero, due carte, non sono le due migliori, ma sono la seconda e la terza migliori come secret di questa espansione. Quindi io sono felicissimo di questo box, va veramente veramente bene. Potremmo provare a completare il podio. Sì, magari, sono tre secret in una colonna. Spettacolo, però non è mai detto, c'è una bella fusione Metalfosi, però c'è anche Zapmustung. E il resto della bustina con un bel Wolfiamma, niente male. E last but not least, l'ultima busta. Last but not least, una citazione per chi una volta fu qui: Anomalo Caride Paleozoica! E magari un giorno tornerà. Attenzione! Allora, Sato, Sohaya la tempesta di pioggia, carta dell'anima, e il Bulldog e un bel equipaggiamento spirale drone. Vabbè, così abbiamo trovato tutti gli spiarale. Esattamente, questo è altro archetipo, un sacco di nuovi archetipi. E ci verranno poi presentati, perché stiamo anche preparando una presentazione stavolta in modo più particolare, più diverso, più allegorico. Più novità per tutti. Bene, Tumors! Ci siamo sbustati l'illusione oscura, The Dark Illusion in inglese. L'illusione oscura versione italica, questo è il playmat dedicato che potete vincere ai tornei di Snack Peak, ai tornei di presentazione dell'espansione. E che dire, da Kingmania Energia, da Boss all'unboxing è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao, goodbye!